Ben ritrovati insieme. Oggi nell'angolo dedicato all'intervista abbiamo nei nostri studi un docente universitario, il professor Sergio Piraro. Con lui parleremo di lingue. Siamo in piena stagione estiva, quindi momento clou del turismo, è un turismo che in tanti cercano di portare avanti perché sarebbe l'unica ricetta da utilizzare per far crescere l'economia nella nostra isola. Però spesso quando si parla di turismo non si hanno le giuste conoscenze per portare avanti tale tipo di attività. Tra queste, le conoscenze che certamente mancano sono le conoscenze linguistiche. Proprio per questo abbiamo deciso di invitare oggi nei nostri studi il professore Sergio Piraro, che da anni docente universitario presso l'Ateneo Peloritano. Innanzitutto, benvenuto tra noi, professore. Oggi diciamo, parliamo di lingue. Ecco, lei è un docente universitario presso l'Università di Messina. Io intanto ringrazio questa emittente, ma soprattutto desidero ringraziare personalmente il dottore Daniele Araca, giornalista, Grazie. laureato, soprattutto per la sensibilità dimostrata per un settore, secondo me, in crescita e in evoluzione come quello delle lingue, che dovrebbe essere anzi maggiormente potenziato. È vero, mi occupo da anni di lingue, insegno da diversi ormai anni nell'Ateneo Peloritano, a Messina, nella Facoltà di Scienze Politiche. Sono supplente anche nella facoltà di economia, moltissimi studenti sono di questo comprensorio. Ho avuto anche l'esperienza di insegnamento nell'Università di Catania, sempre alla facoltà di economia. Devo dire però che per questione di campanilismo preferisco, prediligo, ecco, questa nostra area, questa nostra zona. Sono d'accordo con lei quando dice che coniugare sviluppo, cultura e turismo è sicuramente un fattore non solo importante, ma credo determinante per questo nostro comprensorio. E a tal proposito, la prima domanda che uno dovrebbe porsi, io me la sono posta da tanto tempo, la nostra zona, il nostro comprensorio è un comprensorio turistico, sì? O no? Io credo che queste siano le prime domande che uno deve porsi. E allora rispondere sì o no credo che equivalga anche a dare delle risposte sul territorio. Ma diciamo di questo argomento, ecco, magari preferisco, come dire, bene approfondirlo anche nel prosieguo di questa nostra, non dico intervista, ma questa chiacchierata amichevole che mi stimola molto e di cui sono ben lieto, ecco, ho raccolto, ecco, veramente con molto calore questo invito che mi è stato fatto. Ecco, lei innanzitutto è docente universitario di francese. Esattamente, io insegno, sì, insegno lingua francese, è un settore scientifico disciplinare che si distingue dal settore di lingua e letteratura francese. È un settore questo che soprattutto presenta nelle facoltà non linguistiche. Le facoltà non linguistiche sono principalmente scienze politiche ed economia e commercio. Vi sono dei corsi di laurea che probabilmente pochi conoscono, soprattutto i giovani laureati, e questo è anche, come dire, un messaggio che io rivolgo anche ai giovani laureati, in questo forse faccio anche un po' di marketing, come dire. Vi sono dei corsi di laurea molto interessanti, come ad esempio economia del turismo, economia e amministrazione delle imprese, ma anche nella facoltà di scienze politiche abbiamo gli studi politici. Voglio dire, ecco, non voglio fare orientamenti in questa sede perché vi sono i miei colleghi poi preposti, sempre all'inizio di ogni anno accademico, facciamo sempre questo orientamento. Però voglio dire, ecco, l'Università di Messina presenta delle potenzialità non indifferenti. Molto spesso io sento gli studenti della nostra zona, vado a studiare a Siena, vado a Milano, vado a Torino, vado a Forlì, vado a Genova. Sono, come dire, io ascolto con interesse, ascolto, ecco, questo modo di fare, di porgere questi ragazzi, però desidero far presente una cosa, che noi ci aggiorniamo continuamente, io viaggio costantemente, quindi sono sempre a stretto contatto con tutti i miei colleghi in tutta Italia, in Italia e anche all'estero, quindi diciamo, voglio dire, un aggiornamento esiste sempre, quindi l'insegnamento della lingua francese nell'Ateneo Peloritano possa assicurare, garantire che non è diverso da quello che viene assicurato a Genova, a Torino, a Milano, a Venezia, perché noi principalmente cerchiamo di dare il meglio di noi stessi agli studenti. Gli studenti ormai sono, come dire, pagano e hanno diritto ad un servizio e noi dobbiamo dare quel servizio.
Quindi Quindi questa diciamo trasmissione del sapere è importante, ecco. per lo studente è possibile frequentare delle università anche in Sicilia ottenendo dei buoni risultati, senza spostarsi e andare quindi al nord Italia. Ma su questo io sono senza dubbio, come dire, d'accordo con lei, nel senso che in Sicilia, dal punto di vista teorico, non vi è dubbio che si possa raggiungere, l'eccellenza. Mi si potrebbe obiettare, ma gli sbocchi lavorativi quali sono? È chiaro che una realtà come Milano non può essere Messina, una realtà come Torino, Firenze o Bologna è chiaro che non è Messina, le occasioni di lavoro sono diverse, questo è normalissimo. Però dal punto di vista teorico le assicuro che il nostro impegno è massimo, facciamo in modo. Nonostante le ore di insegnamento siano poi, come dire, limitate, facciamo in modo di mettere i nostri studenti in condizione di gareggiare, di competere con gli studenti del centro e del nord Italia. Quindi voglio dire, la nostra trasmissione del sapere è sempre attiva, non è una trasmissione passiva, assolutamente. Cerchiamo sempre di stimolare lo studente, cerchiamo sempre di metterlo in condizione di, come dire, competere proprio con i suoi, con i colleghi proprio del centro e del nord Italia. Quindi questo è importantissimo, questa fase di aggiornamento didattico da parte nostra è molto, molto importante. Esistono poi chiaramente anche dei contatti col centro culturale di Palermo, esistono poi chiaramente anche delle occasioni, come dire, borse di studio, degli stage, dei tirocini, ma queste diciamo sono cose che poi verranno, come dire, nucleate e elaborate mano a mano nel corso degli anni. Quindi. Oggi vediamo che lo studente si avvicina a tante lingue, addirittura anche il russo, il cinese, ma l'importanza della lingua francese, nello specifico, visto che lei è docente universitario di lingua francese, qual è oggi? È ancora interessante e utile studiare questa lingua? Bella domanda, una domanda molto più che bella interessante, sa perché io sono dell'avviso che oggi come oggi, in quest'era, nel terzo millennio, in quest'era iper tecnologizzata, non vi è dubbio che conoscenza della lingua inglese e informatica sono il bagaglio minimo essenziale per ogni giovane che si affaccia nel mondo del lavoro. Oggi come oggi. Un po' tutti dicono, io sono laureato in giurisprudenza, economia, in legge, questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Prima di rispondere alla sua domanda, voglio completare questo mio ragionamento e suggerire ai ragazzi che si laureano, sì, è vero, uno si può laureare con 110 lode, ma è molto importante privilegiare soprattutto le specializzazioni. E qui mi innesto nella sua domanda. Le specializzazioni che vuol dire? È importante conseguire dei dottorati, è importante conseguire dei master. Dove si conseguono questi? In Sicilia si possono anche conseguire, esistono delle realtà, Palermo, Catania, c'è anche la Corea, Enna, c'è Messina. Quindi è importante per gli studenti che vogliono affacciarsi nel mondo del lavoro specializzarsi. E allora. Inglese e informatica non vi è dubbio che sono il bagaglio minimo essenziale, ma anche le altre lingue, e tra queste mette il francese. Non dimentichiamo che il francese è la lingua dei trattati, è la lingua anche dei diplomatici, che un tempo veniva usata spesso e volentieri, ma è soprattutto la lingua dei trattati. Io credo che le sentenze della Corte europea sono redatte in francese, anche se ormai diciamo, la comunità europea comprende tutta questa serie di lingue che hanno tutte quante il crisma della ufficialità. Per quanto riguarda il francese nello specifico, è chiaro che è un pochino relegato, però. Se si considera questa immigrazione magrebina, non bisogna dimenticare che tutti questi immigrati provenienti dal centro dell'Africa, tutti questi immigrati provenienti dal Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, eccetera, parlano tutti la lingua francese. Quindi è un veicolo importantissimo del sapere, non solo. A Barcellona esiste anche una facoltà che si chiama Mediazione Culturale, dove vengono preparati questi ragazzi, queste nuove figure, questi nuovi quadri che serviranno soprattutto da mediatori culturali. Pensi un po', l'immigrazione magrebina che esiste qua nel nostro territorio, a parte quella di altre comunità, possono essere rumeni, cinesi, però il francese ecco, si può tranquillamente intersecare in questa scia. Lei è a contatto costantemente con i giovani. Una domanda è d'obbligo: qual è il rapporto tra i giovani e le lingue? Ecco, soprattutto come questi giovani arrivano all'università dopo aver frequentato magari 5 anni di superiore, anche scuole linguistiche?
Ma guardi, io non conosco nello specifico le realtà linguistiche delle scuole secondarie, mi riferisco a questo, ai vari licei. Qui mi trovo ospite nei vostri studi e so che esiste un ottimo liceo linguistico a Sant'Agata, frequentato credo con molto interesse da parte di molti giovani. Ho avuto anche qualche studente di questo liceo e devo dire che sono rimasto anche abbastanza contento della preparazione. Per quanto riguarda l'approccio dei giovani alle lingue, io credo che insegnando nelle facoltà non linguistiche, quindi facoltà di economia e facoltà di scienze politiche, ritengo che bisognerebbe dare molto più spazio e molto più peso alle lingue. Il mio ragionamento è molto semplice. Noi altri viviamo in un'Europa multilingue e multiculturale. Se i giovani vogliono vincere la scommessa del lavoro, dovranno senza dubbio imparare almeno due lingue. Come ho detto prima, l'inglese è scontato. Una seconda lingua potrebbe essere o il francese o il tedesco o lo spagnolo o qualche altra lingua. Quindi diciamo che sicuramente è fondamentale la conoscenza di due lingue. Una conoscenza fondamentale per poter entrare nel mondo del lavoro. Io ritengo che sicuramente la laurea non basta. La laurea, ecco, se lei mi dice sono laureato in giurisprudenza, sono laureato in scienze politiche, sono laureato in lettere e via dicendo, secondo me una laurea non basta. Ma tutto deve essere coadiuvato sicuramente con altre conoscenze e come dicevo prima con specializzazioni specifiche. Guardi, io ritengo che la laurea, come dicevo prima, non è sufficiente più ormai. Bisogna senza dubbio avere in tasca o un master o una certificazione linguistica che vengono anche date a Messina. Esiste un centro, si chiama il CLAM, il Centro Linguistico Ateneo, che rilascia queste certificazioni. Ma vi sono anche altre strutture, che io sappia, il Cambridge o il Cervantes o il Goethe, dipende dalle varie lingue. Ritengo però che le lingue e l'informatica siano sicuramente un bagaglio, molto, molto importante nel mondo del lavoro, non c'è dubbio. Nella formazione forse non basta il ruolo dell'università, bisogna che anche le istituzioni locali si attivino per cercare di portare avanti la conoscenza delle lingue, perché proprio con la conoscenza delle lingue si può creare occupazione, si può creare turismo, si possono creare occasioni di lavoro. Sì, anche questa è una domanda molto interessante perché torniamo qui alle domande essenziali, alla domanda principale, cioè dire questo nostro territorio, questo nostro comprensorio è un comprensorio turistico sì o no? Se è un comprensorio turistico, quale flusso turistico viene ad essere immesso e portato diciamo, in questo nostro territorio? Inglesi, francesi, tedeschi, olandesi? Non lo so, ecco, diciamo, quindi un numero considerevole di turisti. Interfacciare cultura, economia e politica è sempre un po' complicato, diciamo. Io mi fermo all'aspetto strettamente culturale e lascio, diciamo, gli altri argomenti ai vari esperti del settore. Però ritengo che sento parlare sempre di porticcioli turistici, infrastrutture, addirittura aeroporti anche in questa zona. Tutto questo mi fa pensare quindi ad uno sviluppo sicuramente molto turistico, quindi sicuramente si cercherà di sviluppare al massimo questi aspetti del turismo. Pensi un po', un aeroporto qui sarebbe veramente una ricchezza notevolissima, penso, per tutto quanto il comprensorio. Detto questo, che cosa voglio dire? Che se si dovessero realmente realizzare queste strutture, piccoli aeroporti, piccoli porticcioli, strade di collegamento, grandi reti viarie, eccetera. È chiaro che arriverà un flusso turistico variegato e settoriale, inglesi, francesi, tedeschi. Quindi dovremo sicuramente, in questo io credo che l'ausilio delle istituzioni provinciali, comprensoriali, perché credo che esistano anche dei consorzi in quest'area, se non Certo. sbaglio. L'Unione dei Comuni, abbiamo Ecco, Costa Saracena, ci sono diversi perfetto, consorzi di benissimo, comuni. bravissimo, lei mi sta aiutando, ecco, nell'elencazione di questo. Diciamo che loro possono anche intervenire nella formazione di queste figure professionali, nello specifico interpreti, traduttori, guide turistiche, perché no? Perché abbiamo anche il Parco dei Nebrodi, cioè dire creare delle figure con competenze professionali e specifiche. È vero, si creano le infrastrutture, ma è anche vero che bisogna creare, come dire, dei profili professionali specifici.
Cioè, non bisogna poi magari trovarsi, tante volte mai, non so se lei ha mai avuto modo di vedere qualcuno, mi dà un'informazione ecco, in inglese e poi magari vede, sì, a gesti, gesticolare, sì, vada di qui, vada di là. Anche Dico, i dipendenti comunali dovrebbero avere una formazione linguistica, ad esempio il vigile urbano. io credo che sì, anche su questo sono perfettamente d'accordo, che credo che le istituzioni, non solo comunali, ma anche provinciali, ma anche questi consorzi, cioè, potrebbero fare la loro parte, perché non dimentichiamo che siamo in Europa, cioè non dobbiamo dimenticare mai che siamo in un'Europa multilingue e multiculturale, quindi sicuramente dei corsi di aggiornamento sarebbero molto, molto importanti. Dicevo prima, ad esempio, il Il CLAM. CLAM, spiegavo meglio, il CLAM in sostanza è un'associazione italiana centri linguistici universitari, nasce nel 1999, quindi un centro linguistico che è presente anche a Messina. Quali sono esattamente le finalità del CLAM? Benissimo, vedo che lei si è preparato a dovere, mi sta anche, come dire, supportando in maniera molto specifica, con competenze specifiche. Il centro linguistico dell'Ateneo è l'Università di Messina, è una costola dell'Università di Messina e serve a promuovere le lingue. Nasce nel 1999 e le finalità del club sono proprio quelle di promuovere la conoscenza delle lingue. Nel centro linguistico d'Ateneo gli studenti delle facoltà non linguistiche, quindi scienze, ingegnerie ed altri, sostengono gli esami di lingua. Gli esami di lingua che vengono sostenuti in maniera non più tradizionale con lo scritto, l'orale, bensì con i ragazzi li chiamano con le macchine. Io sento gli studenti ogni tanto dice facciamo l'esame con le macchine, cioè dire tutto viene svolto in maniera computerizzata, tecnologica. Per cui spesso e volentieri, ecco, magari sono un po' retrivi questi ragazzi a affrontare questo esame. Il CLAM, diciamo, è importantissimo secondo me perché potrebbe svolgere un ruolo non indifferente, soprattutto per quello che lei prospettava, ad esempio nella formazione linguistica non solo dei dipendenti comunali, ma anche, perché no, nelle aziende sanitarie locali, anche negli impiegati nei tribunali, gli impiegati nelle scuole, impiegati vari, cioè dire mettere Anche un commesso, perché praticamente il commesso tutti i chiunque. giorni può Chiunque, essere a chiunque, stretto rapporto con il turista. chiunque, perché non dobbiamo, a parte il turista, ormai l'Europa comunitaria prevede che vi sia il libero spostamento anche dei lavoratori. Per cui diciamo è importantissima la conoscenza di almeno i rudimenti di una lingua. Quindi diciamo che il centro linguistico, perché no, potrebbe svolgere anche un'azione del genere. Sono stati attivati dei corsi a Messina, io ripeto, faccio parte, sono un componente del comitato tecnico-scientifico del CLAM, assieme agli altri miei colleghi di spagnolo, di inglese, di tedesco e ce n'è anzi una mia collega di russo che insegna. Abbiamo attivato un corso per i magistrati, ricordo, qualche anno fa, e ha avuto un ottimo successo, però questo su Messina. Sarebbe magari possibile eventualmente ipotizzare la possibilità di creare una sede del CLAM decentrata in E provincia perché di Messina, no? ad Perché esempio no? Una Sant'Agata Militello, perché dove esiste no? già uno sportello universitario e magari potrebbe acquisire così maggiore centralità. Perché no? Una convenzione, le convenzioni si possono sempre, voglio dire, parlare è sempre importante, parlare e confrontarsi. Nel momento in cui ci si parla, ci si confronta, è chiaro che poi insomma, si possono trovare anche delle soluzioni comuni, delle soluzioni condivise. Perché no? Sicuramente sarebbe una risorsa non indifferente per un comune come Sant'Agata, ma anche penso per tutto il comprensorio. Penso un po' a riuscire a formare migliaia e migliaia di dipendenti trasmettendo loro delle competenze linguistiche. Penso un po' che circuito che si possa innestare. Sarebbe possibile anche per il semplice studente poter realizzare l'esame a Sant'Agata Anche Militello, ad esempio, se noi prendiamo si potrebbe anche fare. Comunque l'importante secondo me intanto, come dire, far capire ecco, l'importanza delle lingue, perché molto spesso uno dice sì, cioè, come pur parlare, dice sì, vabbè, le lingue, conosco l'inglese, punto e basta. Mentre invece pensi un po', che ricadute può avere ecco, nel territorio, formare questi quadri, queste persone con profili professionali specifici, magari ti trovi ecco, l'esperto di russo, di cinese, di arabo, di inglese, di francese, ecco, creare questo circuito virtuoso che ti permette poi un domani anche di creare, perché no, anche occupazione. L'importante, ecco, credo che sia soprattutto riuscire a dialogare, questa è la cosa molto importante, ascoltare, cosa fondamentale, e soprattutto riuscire a creare questa interfaccia, io li chiamo, interfaccia fra cultura,
cultura, economia, mondo del lavoro, politica, eccetera. Allora, se si riesce a creare questo circolo virtuoso, perché no? Magari si può dare anche una piccola scossa, ecco, al nostro comprensorio, che veramente stiamo soffrendo molto per questa crisi economica in atto. Ecco, cosa serve, diciamo, in linea di massima per aprire un CLAM, ad esempio una sede decentrata del CLAM in una cittadina della provincia di Messina? Ma guardi, per attivare una sede decentrata, a parte una convenzione poi dovrebbe essere ratificata, eccetera, perché uno ne può discutere, cosa ne può parlare, diciamo che la cosa importante è avere una sede sicuramente, poi almeno una ventina, trentina di macchine. Macchine io chiamo chiaramente i personal Computer, computer, personal noi i computer. computer li chiamiamo macchine. Ecco, cioè dire avere un piccolo laboratorio che ci permetta di lavorare e poi da lì, insomma, vedere se si possono realizzare altre cose. Però questo, diciamo, sarebbe la parte iniziale. Ecco, perché spesso si fanno tanti corsi, diciamo, anche istituzioni scolastiche realizzano corsi per adulti di lingue, però senza avere le attrezzature necessarie, quindi certamente ciò non favorisce nell'apprendimento. Ecco, mancano i computer, mancano i registratori, manca un po' tutto anche nelle scuole, in alcuni corsi, soprattutto quelli rivolti agli adulti, questi corsi finanziati dalla Regione, dall'Unione Europea. Io non conosco bene, guardi, la realtà di questi corsi finanziati dalla Regione, dalla Comunità Europea. Posso dire solamente l'esperienza nostra del CLAM, dove vi è un personale molto selezionato che supera dei concorsi e delle prove di selezione abbastanza significative, e tutto viene svolto didatticamente in maniera molto lineare e precisa, con sistemi didattici proprio all'avanguardia. Quindi, no, ripeto, non conosco le altre realtà. Quindi la possibilità di aprire una sede decentrata del CLAM potrebbe rappresentare un'opportunità di formazione costante nel tempo, sia per gli studenti dell'Ateneo Peloritano, sia anche per particolari categorie, come diceva lei, magistrati, dipendenti pubblici. Io ritengo che aprirsi alla cultura è sempre positivo, rappresenta sempre una ricchezza. Sta poi, come dire, voglio dire, uno deve valutare tutta quanta una serie di cose. Io dal punto di vista culturale posso dire che sicuramente il centro linguistico è una ricchezza non solo per Sant'Agata, ma per tutto il territorio. Ecco, io non voglio parlare di Sant'Agata, sto dicendo che per tutto quanto il territorio sarebbe, come dire, un'opportunità. Un'opportunità anche diversa nell'insegnamento delle lingue, a parte il fatto che il CLAM potrebbe anche autofinanziarsi, il centro linguistico, nel senso che vi sono delle piccole iscrizioni, delle piccole quote, che permettano agli studenti appunto di conseguire anche delle certificazioni, che non bisogna dimenticare che questa Europa multilingue e multiculturale, molto spesso, anzi forse pochissima gente conosce il cosiddetto portfolio linguistico. Portfolio europeo delle lingue, è una specie di carta d'identità delle lingue, dove uno praticamente si trova scritto alle varie certificazioni linguistiche. Dice: il dottore Daniela Raga conosce l'inglese a livello A2. Allora uno dice: ma di che cosa parla il professore? A1, A2, B1, B2. Ebbene, esistono delle certificazioni A, B, C. A rappresenta il primo livello elementare, B il livello intermedio, C il livello avanzato. Voglio dire, ecco, questo portfolio europeo delle lingue ti permette poi di identificarti dal punto di vista linguistico. Il dottore Daniela Raga conosce l'inglese dal punto di vista C, e allora io so perfettamente che il dottore Daniela Raga parla in maniera Bene. fluida e fluente la lingua inglese. Quindi tutte queste attestazioni, questi certificati, è possibile averle con Non c'è il dubbio, il CLAM? CLAM sì, rilascia tutta questa serie di certificazioni e provvede soprattutto anche, come dire, a seguire, ecco, gli studenti nelle varie fasi di apprendimento. Anche il cinese è stato insegnato e anche l'arabo al centro linguistico. Quindi, ripeto, potrebbe essere un'occasione, un'opportunità sicuramente di arricchimento culturale, però ecco, io non voglio soffermarmi solamente sul CLAM perché potrebbe sembrare, ecco, un'operazione di marketing troppo, assolutamente, la mia è solamente una, come dire, una notizia riferita al centro linguistico. Ripeto solamente che le lingue sono, ribadisco, non solo importanti ma fondamentali, credo, nella formazione dello studente e soprattutto sono un bagaglio culturale importantissimo nel mondo del lavoro. Affacciarsi nel mondo del lavoro senza conoscere le lingue, secondo me, è molto penalizzante. Lei ha avuto la possibilità di viaggiare parecchio, diciamo,
Che tipo di differenze di realtà ha trovato tra la provincia di Messina e le altre località, magari anche non isolane, ecco, le località del nord Italia oppure anche dell'estero? Ecco, lì mi sembra di capire che le lingue sono molto più alla portata di tutti. Le faccio un esempio banalissimo. Se lei va in Lussemburgo, i bambini sono trilingui, cioè parlano tre lingue, lussemburghese, inglese, francese. Se lei va in Sicilia, i bambini che lingua parlano? Cominciano con l'italiano, dopodiché alle elementari cominciano i rudimenti di qualche lingua, le scuole medie qualche altra lingua, le scuole superiori qualche altra lingua, all'università arrivano però, diciamo, questa è la mia esperienza, non sono in grado di articolare, non sono in grado di esprimersi in maniera corretta. Ora, quindi, evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questo percorso linguistico, perché noi all'università siamo, come dire, il terminale, siamo la parte terminale di questa formazione, quindi io, non potendo seguire scuole elementari, scuole medie e scuole superiori, non so come avviene questa formazione dei linguisti. Ritengo però che vi sono alcuni sicuramente molto, molto capaci, altri che invece hanno avuto un percorso linguistico un poco più a ostacoli, voglio dire un barrage, quindi hanno avuto una serie di ostacoli e quindi non hanno potuto avere una preparazione specifica. Si dice spesso che per apprendere bene una lingua bisogna andare all'estero e quindi praticarla. Secondo lei è possibile invece anche attraverso una scuola d'eccellenza poter imparare la lingua correttamente, saperla parlare, restando qui nella nostra terra? Non c'è dubbio, anche questa domanda è interessante e ritengo che non c'è dubbio che si possa imparare tranquillamente la nostra lingua, una lingua straniera. A Messina, ad esempio, nella facoltà di lettere esiste la scuola per traduttori, quindi anche lì vi sono gli ottimi colleghi che riescono a preparare tranquillamente in inglese, francese e tedesco questi studenti. Quindi la facoltà di lingue rappresenta sicuramente questa realtà, anche perché le ore di lavoro sono sicuramente doppie rispetto alle nostre. Per quanto riguarda le mie realtà, io cerco di fare il possibile, il massimo, per cercare di mettere i ragazzi in condizione di parlare in lingua. Infatti l'apprendimento didattico consiste soprattutto in questo. Però mi credo è molto complesso perché, ripeto, abbiamo pochissime ore a disposizione. Abbiamo anche dei piccoli laboratori che cerchiamo di sfruttare, però voglio dire, ecco, l'università dovrebbe essere la parte terminale di tutta quanta la formazione linguistica. Lo studente dovrebbe già pervenire a scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, con un bagaglio già, come dire, predisposto e quindi perfezionarsi all'università. Molto spesso questo non avviene. Anche perché lo studente per un motivo o per un altro considera le lingue un po' secondarie, nella facoltà di economia e commercio oppure nella facoltà di scienze politiche, pensa che magari possono essere poco utili. E spesso è capitato che alla fine i ragazzi si laureano e mi dicono: professore, lei aveva ragione, le lingue bisogna impararle e impararle bene. Dopodiché, per quanto riguarda la sua domanda, ecco che questi ragazzi, una volta finiti questi corsi di laurea, sono obbligati, costretti a andare a frequentare delle scuole per perfezionarsi in lingua, perché sono stati un po' distratti durante magari l'università, quindi l'hanno fatto in maniera più, come dire, in maniera più superficiale. Ma chiaramente poi per affrontare un concorso nella carriera diplomatica non c'è dubbio che serve la perfetta conoscenza della lingua francese, della lingua spagnola, della lingua inglese, quindi bisogna conoscere perfettamente, come dire, nello specifico le lingue. Ecco quindi che i ragazzi una volta laureati si accorgono di questo. Di aver affrontato in maniera superficiale questi studi. Quindi quello che io raccomando soprattutto agli studenti è intanto l'inglese, quello è scontato, quello è un veicolo di comunicazione, guardi, ormai come l'italiano, cioè non conoscere l'inglese significa non conoscere neanche l'italiano, perché quello è un veicolo ormai acquisito, un veicolo di comunicazione che uno deve acquisire più rapidamente possibile. Le altre lingue poi lo studente le può scegliere. Può scegliere tra il francese, il tedesco, l'arabo, il cinese, il russo, dipende poi, come dire, da cosa va a cercare lui nel mondo del lavoro, cosa chiede lui al mondo del lavoro, e allora va a orientare la sua, preparazione. Professor Piraro, lei è residente a Gioia Sant'Emilia, una cittadina bellissima, una cittadina turistica che ha visto tantissimi turisti provenienti da tutta Europa, ma anche oltre visitare la cittadina e soggiornarvi.
quindi potenzialmente con grandi capacità turistiche, e dovrebbero anche le stesse persone che lavorano nella cittadina gioiosana conoscere le lingue. Ecco, lei che tipo di realtà trova nel suo paese, ad esempio? Ma guardi, anche questa è una domanda molto interessante, solamente che io, mi occupo spesso, vado spessissimo a Messina, quindi conosco, forse lei non ci crede, ma conosco pochissimo la realtà gioiosana, perché andando sempre a Messina, stando sempre in loco, quindi la conosco molto poco. Però senza dubbio la domanda questa è che bisogna girare ai nostri amministratori locali, perché no, anche al sindaco, il quale potrebbe sicuramente ben rispondere da questo punto di vista. Io onestamente non conosco, ripeto, molto bene questa realtà, perché sono quasi sempre all'università, quindi sono quasi sempre impegnato, sa, quindi non, però ritengo che vi siano sicuramente delle persone abbastanza capaci, non vi è dubbio che sicuramente vi saranno delle persone che sono in grado di comunicare in lingua, anche perché, come lei ha detto, Gioiosa Maria è un paese turistico, su questo non vi è dubbio, si può solamente puntare a potenziare queste capacità già esistenti, queste realtà già esistenti. Ecco, quindi da oggi, da questi studi, non possiamo fare altro che lanciare un appello magari alle istituzioni di investire sulle lingue. Ma io non so se lanciare un appello, io non lo so, dal punto di vista della lingua italiana mi sembra una cosa un po' forte dal mio punto di vista, perché siamo abituati noi a bilanciare le parole, sai, quindi a misurarle le parole. Più che lanciare un appello, il mio è stata, come dire, una chiacchierata garbata, deliziosa, insomma, che è stata fatta con lei, una chiacchierata che ha permesso di mettere in evidenza alcune cose, alcune realtà riguardanti le lingue. Ecco, non voglio andare oltre, mi fermo a questo. Ho cercato di mettere in evidenza solamente l'importanza delle lingue. Lanciare un appello? No, ecco, non rientra, ecco, nella mia forma mentis assolutamente. Ho cercato solamente di evidenziare quelle che possono essere le potenzialità delle lingue. Ecco, se possono essere anche utilizzate queste potenzialità e possono servire anche per dare una piccola mano, un aiuto, ecco, per uno sviluppo del territorio, perché no? Allora a quel punto, diciamo, ecco, che si coniuga con interesse, con profitto, il connubio cultura, come dicevo prima, cultura, economia, sviluppo, ecco, è molto importante questo. Allora, è possibile immaginare una Sicilia turistica senza la conoscenza delle lingue? Credo di no. La conoscenza delle lingue credo sia fondamentale, ma non solo in Sicilia. Io non restringo tutto alla Sicilia, secondo me la conoscenza delle lingue, se siamo cittadini europei dobbiamo conoscere le lingue, non vi è dubbio, almeno una lingua dobbiamo conoscerla, cioè dobbiamo uscire dal chiuso della nostra, dal nostro ambito, bisogna uscire, bisogna andare fuori, bisogna conoscere le altre realtà, non c'è nulla da fare. Trincerarsi, confinarsi in questo ambito significa non sapere, non conoscere. Guardi che è una cosa molto triste, il non sapere e il non conoscere è una cosa tristissima. Come si fa a sapere e a conoscere? Si fa viaggiando soprattutto. Mi si può dire, ma io magari non mi posso permettere di viaggiare, è vero, verissimo, però all'università vi sono dei progetti Erasmus, vi sono i progetti Leonardo, Socrates, per cui con pochi soldi i ragazzi sono in grado di poter andare anche, all'estero, possono andare anche fuori, e quindi conoscere altre realtà. Conoscere le realtà significa arricchire il proprio patrimonio di idee, significa portare delle idee nuove che poi possono essere, piantate qui, o trapiantate qui, sebbene se uno vuole dire diversamente, e poi farle crescere, farle sviluppare. Bene, professore Piraro, noi siamo giunti al termine di questo angolo dedicato all'intervista. Speriamo che magari i giovani all'ascolto possano recepire questo suo invito e possano capire l'importanza della lingua in tutti i giorni, nel mondo del lavoro, anche nel mondo del divertimento, perché è importante anche poter viaggiare tranquillamente senza farsi il problema della lingua. E quindi speriamo che da settembre, magari quando apriranno nuovamente le scuole, possano prendere più seriamente la conoscenza della lingua, quindi applicarsi maggiormente, soprattutto già nelle scuole di primo grado, perché è proprio da là che vengono date le basi. Ma io questo, ripeto, non conosco bene le realtà di primo grado, secondo grado, scuole superiori, o meglio, le conosco in maniera molto approssimativa, non essendo un esperto del settore non posso dire nulla, assolutamente, posso solamente parlare dal punto di vista universitario, perché è il mio mondo, il mio settore, quindi penso avere più competenze in quel settore anziché in altre.
Io ringrazio voi invece come dire, dello spazio che avete dedicato a questo, ma non alla mia persona, che lo spazio che avete dedicato soprattutto a questo aspetto culturale che riguarda le lingue. Spero anzi, come dire, che se ne possa anche riparlare, anche a breve oppure più in là, e cercare di capire effettivamente, se questa nostra chiacchierata, se questa nostra intervista sia stata, seguita, se sia stata recepita, se è interessante, se possa, ecco, maturare una serie di riflessioni, perché no? Perché, ripeto, ecco, a chiosa, proprio a chiudere questo nostro ragionamento, ripeto che sviluppo turistico, quindi porticcioli, piccoli aeroporti, grosse infrastrutture viarie, ferroviarie, eccetera, quindi aeroportuali, marittime, eccetera, portano benessere, portano turismo, ritengo. Portando turismo arriva questa gran massa di Bisogna persone. essere preparati, diciamo, anche. Io credo che bisogna essere preparati noi, ecco, bisogna essere preparati nei singoli comparti. Io parlo chiaramente dal punto di vista strettamente linguistico, ma poi è chiaro che vi sono gli altri comparti, alberghieri, discoteche, Certo. ristoranti, eccetera, ecco, le varie infrastrutture. Ma io credo che è molto importante dal punto di vista strettamente linguistico avere dei quadri ben precisi, ben preparati. Mi si potrà obiettare, sì, ma questi lavori saranno fatti fra 50 anni, fra 100 anni, fra un anno, fra 10 anni. Io questo non lo so, non posso rispondere. Posso solamente dire che è bene essere preparati, ecco, a queste evenienze. Intanto, se, per chiudere, se qualche amministratore volesse saperne di più sul clam, può contattare direttamente lei. Sì, io penso che questa emittente è già in grado anche, come dire, di essere un tramite, ecco, sicuramente, non c'è dubbio, ecco, sono in grado di illustrare anche più nel dettaglio, chiaramente informando anche i colleghi del Comitato Tecnico Scientifico e il mio direttore che mi ha delegato anche per questo, sicuramente sono in grado di fornire come dire, delle informazioni suppletive, delle informazioni supplementari, anche perché poi la creazione di un centro linguistico presuppone cosa? La creazione anche di insegnanti di lingua, quindi è chiaro che bisognerà formare anche degli insegnanti che vadano lì a trasmettere questo sapere. Quindi diciamo è tutta una serie di cose in divenire. Grazie professor Sergio Piraro, quindi ringraziamo il professor Piraro, docente universitario presso l'Ateneo Peloritano, ringraziamo anche voi amici telespettatori, oggi abbiamo dedicato quindi questa puntata all'importanza della conoscenza delle lingue, siamo in piena stagione estiva, quindi nel pieno della stagione turistica e certamente le lingue è importante conoscerle d'estate, ma anche durante l'inverno. Speriamo che venga concentrata quindi sempre più attenzione a questo settore. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata dell'intervista.